Un saluto agli amici di Edge Mobile. Siamo qui oggi con il Samsung Galaxy S2 della nostra redazione che da qualche ora abbiamo aggiornato ad Android 4.03 Ice Cream Sandwich. Scopriamo insieme come vanno quali sono le principali novità di questo aggiornamento. Come potete vedere, l'interfaccia è estremamente fluida. Non vi sono rallentamenti, anche il pinch to zoom funziona piuttosto bene. Nessuna novità per quanto riguarda l'inserimento di collegamenti sulle varie pagine dell'home screen e per quanto riguarda l'inserimento di widget. È rimasto invariato il sistema che abbiamo imparato a conoscere sulla precedente release dell'OS di Google. Anche la navigazione tra le varie applicazioni all'interno del menu è molto fluida e non risente di impuntamenti o lag. Il tasto menu è un po' cambiato rispetto alla versione con Gingerbread. Questi sono gli sfondi animati. Il Veniamo quindi alle impostazioni. Il menu delle impostazioni è completamente cambiato in stile Android Ice Cream Sandwich. La versione montata è la 4.03. Il consumo della batteria. Ancora è troppo presto per sbilanciarci sulle prestazioni della batteria e dell'autonomia con la nuova versione del firmware. La RAM disponibile. Tra le novità dell'aggiornamento vi è anche la possibilità di impostare come metodo di sblocco il face unlock o sblocco con il sorriso. La navigazione web è una delle funzionalità che sono decisamente migliorate con l'aggiornamento. Possiamo apprezzare una maggiore velocità di caricamento delle pagine e il pinch to zoom rimane quasi perfetto, lo scrolling è altrettanto performante. Anche il mutamento e l'orientamento della pagina è rapido. In questo momento siamo con il flash player disattivato. Ora lo andremo ad attivare per vedere quali sono le prestazioni anche col flash player attivo. Il nuovo menu del browser internet. Andiamo quindi ad attivare il flash player. E proviamo a caricare uno dei siti più pesanti, quello di Repubblica.
versione mobile, passiamo alla versione desktop. Sta caricato anche con il flash player attivo. La navigazione all'interno della pagina, il pan e lo zoom vanno più che bene. Con lo scrolling fluido come sempre. Lasciamo il browser, il nuovo aspetto grafico del multitasking in pieno stile ice cream sandwich. Il menu a tendina. Proviamo un attimo Chrome Beta, un browser disponibile solo per i dispositivi basati su Ice Cream Sandwich. E anche in questo caso il funzionamento e la navigazione sul web è molto piacevole. Possibilità di passare da una pagina all'altra tra quelle aperte. Un saluto a tutti gli amici di Edge Mobile.